Ciao a tutti, Ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzardi. Oggi prepareremo un primo, faremo delle chicche di patate con peperoni funghi e la adagiamo su una salsa allo zafferano. Quindi bei colori, aromatici, belle, trasmettono appetibilità e speriamo anche il gusto. Io penso di sì, guarda. Partiamo nel fare nostra salsa di zafferano, mettiamo un po' di panna. Pure con la panna li fai fare. Sì, hai visto? Deve essere belle calde. Panna fresca, mettiamo un pizzico di sale, un po' di polvere di zafferano. Puoi girare con del parmigiano che serve per fare la crema, quindi lasciamo un attimo arrivare a bollore e poi aggiungeremo man mano il formaggio grattugiato per poi renderlo a crema. Nel frattempo prendiamo il porro che sarà la base della nostra salsa di peperoni e funghi, tagliamo così pezzettoni, mettiamo in padella olio extravergine di oliva rigorosamente 100% italiano, la padella è ben calda, possiamo mettere il nostro porro, andiamo a tagliare i nostri peperoni rossi, gialli, tagliamo così a cubetti, lasceremo stufare con il porro. Puliamo il nostro piano in Dekton, dai 1000 usi e facili abitudini. Metteremo un pizzico di sale, peperoni, taglieremo i nostri funghi a listarelle sottili, li faremo cucinare insieme ai peperoni che... Ah, insieme allora si cucina? Sì, 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 però lasciamo un attimo che il peperone si ammorbidisce per poi unire i funghi pleurotus. I funghi fanno prima dei peperoni. Sì, abbiamo utilizzato i pleurotus, in questo caso possiamo trovare il cardoncello o lo champignon. Mettiamo i nostri funghi, abbiamo altro pizzico di sale, la panna sta ha raggiunto la sua temperatura, mettiamo il nostro formaggio, giriamo piano piano, dobbiamo abbassare la temperatura col fuoco e lasciarlo sobbollire per altri 6-7 minuti a fuoco lento, no, sempre girarlo di tanto in tanto e otterremo una bella salsa cremosa. Caliamo le nostre chicche di patate qui in questa situazione di chicche abbiamo l'80%, quindi il massimo come presenza di patate, di solito troviamo un 70% in commercio, qua abbiamo l'80% ed è veramente gustosa, quindi abbiamo un gusto sincero e veritiero delle patate. Mi piacciono perché sono piccole, sono buone. Qui le tagliamo tutte, puoi dare già una girata, attendiamo pochi minuti che cucinano le chicche e che si finisce di cucinare i nostri peperoni e funghi. Eccoci qui Antonella, i nostri
funghi e peperoni sono ben stufati, hanno un bel profumo e colore. Io li lascerei ben croccanti così, anche se sono morbidi, ma nello stesso tempo hanno bisogno di qualche altro punto. A me piace sentire sotto i denti la tenacità del peperone e del fungo. Puoi scolare le chicche di patate. Io nel frattempo do l'ultima frustata alla salsa, il zafferano che si è ben amalgamata con il formaggio. Ok. E belli. Lasciamo un attimo insaporire. Li amalgamiamo, sì. Belle, senza un bel profumo. Sì, veramente. A casa non resta che provarli per speriamo che sentire questi profumi che sentiamo noi. Adagiamo al fondo del piatto la nostra salsa di zafferano. È bello questo giallo. Bellissimo. Mettiamo le nostre chicche di patate. Ecco qua. Possiamo decorare, se vogliamo, con qualche fogliolina di menta. Qua abbiamo il nostro orto che ci curano col molto. Guarda qui, bello, un po' di verde, profumo. E hai fatto pure questo. Il piatto mi sembra che trasmetta molta appetibilità, perché ci sono questi giochi di colori, rosso, giallo, il giallino verde chiaro della chicca di patate, il verde della menta profumato. Non resta che provarlo a casa. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.